Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono qui, sono lei, sono lei, sono lei, vi faccio sapere subito. Le 5 meno un quarto e io sto pranzando. A quest'ora sì, perché alle 2 ho finito, il tempo mi sono lavata, il tempo di cucinare, a quest'ora. Poi non devo dar conto mica a nessuno. Lo so, si mangia da soli, è un po' bruttino, fuori c'è una tempesta di neve. Vabbè, non si vede, è tutto bianco, però c'è tempesta di neve, fidatevi. E niente, mi sono fatta questa pasta che mi piace molto. A Saverio non mi piace più tanto. E guardate, mi sono fatto un bel piattone e ne ho fatto anche un po' di più. Per stasera sicuramente me la mangerò. Può darsi pure che dopo mi faccio il bis. Vabbè, niente, buon appetito ragazzi. Ragazzi, 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 che vi do? Buon pomeriggio, buonasera, anzi, qui in Germania a quest'ora alle 17, alle 19 e 9, ci volevo dire alle 7, si dice Guten Abend, quindi già buonasera. Anche se per me, tra virgolette, potrebbe essere una specie di pomeriggio, visto che ho mangiato 2 ore fa. E ora mi sto facendo una bella tisanina. Tisanina alle 9 erbe. Krauter, sono le 9 erbe. Niente, nel frattempo sto chattando con i vari gruppi su WhatsApp. Tra un po' mi siedo bello sul divano, bere la tisanina e chiamo l'amore mio. Niente, lui l'ho sentito prima, sta bene, fino a qualche un'oretta fa stava ancora nel corridoio. Perché non c'erano stanze. Ora ho saputo che ha avuto la stanza. Però purtroppo sto con un vecchietto. Mi ha mandato la foto il vecchietto. Vecchietto. E mi limito a dire solo vecchietto, poveretto. Cioè, non solo. Non, e sta là che non sa il tedesco, no? Quindi metti caso che volesse parlare, no? Pure un vecchio che stava pure già dormendo, quindi vi lascio immaginare. Niente, ragazzi, ora si fa. Tant'è che dalla foto su WhatsApp stanno dicendo: ma è morto e non se n'è accorto il Cristiano, per dirvi. Vabbè, comunque, ragazzi. E lui risponde: sì, qua a bocca aperta sta. Cioè, nel senso, sì, con la bocca aperta sta. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare, io mi bevo la tisanina e vi porto i saluti di Saverio. Ciao ragazzi. Ragazzi, è arrivata l'ora della nanna. Come stavo parlando prima al telefono con Saverio, per me la seconda serata e quindi che ha detto, no, stavo vedendo caduta Libra quando ci siamo sentiti, ricapitolando, no? E ha detto: ah, che stai facendo? Sto vedendo Caduta Libera. A te poi che fai? Vado a dormire? Ho detto: no, mi vedo Take Me Out, che è un programma, un programmino. Ha detto: su Real Time. Ah, ok. E poi ha detto: no, se riesco e non mi viene il sonno prima, mi vedo anche Striscia la Notizia. E poi vado a Nina. Ah, ha detto: quindi per te la seconda serata finisce con Striscia la Notizia. Cioè, giustamente. Cioè, mentre a tutti gli altri sta iniziando la prima serata, per me finisce la seconda serata. Perché vado a Ninna. Niente, ragazzi, mi sono mangiata come cena un piatto di pasta. E con questo è il terzo oggi. Cioè, faccio veramente schifo. Mi sto rendendo conto che di viso io mi vedo molto un po' più piena. E fatemi sapere anche voi se vi vedete più piena, scrivetelo nei commenti. Sto mangiando veramente da fare schifo, non lo so com'è, non lo so perché, però sto mangiando, sto mangiando tutto, al lavoro si mangia, in pausa si mangia, e ritorni qua e mangi, nel pomeriggio mangi, nella sera prima di andare a letto mangi, mangi. È vero anche che sprechi l'energia, nel senso che ti fai quasi 1 chilometro a piedi all'andata, la mattina, 1 chilometro di ritorno, e al lavoro sei sempre in piedi, quindi in movimento, quindi sprechi
Voglio dire, non è che tutto quello che mangia assimili, no, perché non è che vado a mangiare e poi dormo, tranne la sera. Oddio, scusate, ma il sonno mi è arrivato così all'improvviso, con tutta questa serie di sbadigli. Perciò vi dico che il video di oggi termina qui. Condividete, commentate, iscrivetevi, mettete un mi piace. Buonanotte a tutti, ciao!